Buona giornata a tutti. Chi vi parla è Claudio Simeoni, con la missione magia, stregoneria e paganesimo. C'è anche Francesco, è però andato di là in cooperativa, lo sentirete un po' più tardi. Trasmissione magia, stregoneria e paganesimo, che come ogni giovedì va in onda da Gamma 5. E vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera, e l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è casella postale 53 Marostica, Vicenza. Allora, prima di cominciare la trasmissione di oggi, ho due o tre cosette da dire come preambolo, ma non sono proprio importanti. Quello che mi interessava dire all'amica Gabriella, invece, che non glielo ho detto quando c'era Franco, perché appartiene alla stregoneria, è quel discorso che lei ha fatto fra mezzi e fini, cioè l'uso dell'atteggiamento soggettivo, per cui dice: io per raggiungere dei buoni fini sono disposto anche a ricorrere a dei mezzi non buoni. E allora, per fare questo occorre un altissimo grado di spietatezza. Ma la spietatezza non deve essere intesa come viene intesa in maniera comune, cioè essere spietati rispetto a delle persone, ma viene intesa come carattere morale. Cioè, io sono spietato quando faccio una cosa, perché? Perché nel fare quella cosa concentro la mia attenzione per riuscire a conseguire i risultati. Ma non è che calpesto delle persone, o che offendo persone, o che faccio delle cose cattive a delle persone. Semplicemente la mia spietatezza consiste nel non permettere a nessuno di deviarmi dall'obiettivo che mi sono imposto. Per cui uso sì mezzi per raggiungere quell'obiettivo, ma lo faccio per me stesso, cioè io sono disposto a non farmi afferrare l'attenzione da nessuno, cioè nessuno deve appropriarsi della mia attenzione pur di raggiungere quell'obiettivo. Però quando lo stesso discorso invece viene usato a livello sociale, cioè essere spietati a livello sociale, essere spietati con delle persone, normalmente si usa il termine di spietatezza in relazione al più forte nei confronti del più debole. E invece in stregoneria si usa il termine spietatezza proprio per impedire al più forte di afferrare la nostra attenzione e di farci utilizzare dal più forte. Cioè, siccome io ho un obiettivo da raggiungere, il mio obiettivo qual è? La costruzione della religione pagana politeista, la costruzione della filosofia pagana politeista. Ci sono forze che tentano di distrarmi da questo intento, mostrandomi continuamente degli aspetti e sollecitando la mia emotività e la mia percezione in maniera diversa. Ma io uso il termine spietatezza, nel senso che non permetto a nessuno di interferire con la mia emozionalità, col mio intento di costruire questo. Per cui io continuo nell'andare a costruire questo al di là delle sollecitazioni diverse che dall'ambiente mi giungono. Nello stesso tempo, se devo essere spietato, cioè usare la spietatezza a livello sociale, uso la spietatezza nei confronti di chi è socialmente più forte. Cioè dico: tu che hai dei controlli sociali rispetto a delle persone, con te sono spietato, cioè sono spietato con la tua voglia, col tuo modo di essere, col tuo modo di afferrare le persone, di utilizzare le persone e di mettere le persone in ginocchio. Questo per me è intollerabile, ma penso che ormai in 3 anni di trasmissione questo l'avete già sentito. Però la spietatezza è un modo di essere rivolto dall'interno verso l'esterno, e in questo caso la spietatezza viene nobilitata, cioè diventa un carattere nobile perché porta un contributo di sviluppo sociale. Mentre invece la spietatezza nel afferrare, nel sottomettere le persone, la spietatezza del pazzo di Nazareth, per esempio, che faceva bastonare il servo, non gliene fregava niente che il servo venisse bastonato, dei bisogni del servo non gliene fregava assolutamente niente, quella è la spietatezza intesa proprio come aberrazione. Ma è la spietatezza del cristiano, è l'azione del più forte nei confronti del più debole, è il Dio dei cristiani che distrugge Sodoma e Gomorra perché non fanno sesso come lui vuole, cioè è la spietatezza di chi è padrone delle persone. Diversa invece è la spietatezza del modo di essere delle persone che danno l'assalto al cielo, cioè dicono: io devo conseguire un obiettivo di conoscenza, di consapevolezza o anche un obiettivo di libertà, sia mia personale, sia sociale, sia di altri individui.
e nei confronti di te, che sei socialmente più forte, uso la spietatezza. Allora in questo caso vengono usati anche dei mezzi che non sono in contraddizione col fine, cioè non sono mezzi cattivi per raggiungere un fine buono, ma sono mezzi consoni alla capacità dell'individuo di compattare se stesso e di raggiungere quegli obiettivi. Pertanto, purtroppo, so che è molto difficile distinguere mezzi e fini del potere di essere con mezzi e fini del potere di avere. Per esempio, faccio un esempio abbastanza semplice. È venuta fuori una notizia qualche mese fa in cui si diceva: i delfini sono cattivi perché molti delfini ammazzano i loro figli. Cioè, ammazzare i propri figli è una trasposizione del nostro essere morale all'interno di questo sistema sociale. Per noi troviamo assolutamente immorale, aberrante ammazzare i propri figli. Per cui lo tendiamo ad estendere come se fosse una condizione morale della natura. Mentre invece la natura ha dei processi di adattamento che non c'entrano assolutamente con la nostra morale sociale. Perché? Perché la nostra morale sociale è espressione del potere di avere. Per cui tu vieni condannato per omicidio non perché hai soppresso una vita, ma vieni condannato per omicidio perché hai sottratto una bestia del padrone, cioè una bestia dello Stato o del padrone, cioè hai sottratto una pecora del gregge del mio padrone o hai ammazzato una persona che poteva lavorare e pagare le tasse per lo Stato. Per cui quelli che sono i caratteri del potere di avere. Ciao Francesco, è arrivato! No, vieni, però, provi... già arrivato, ma poi altri problemi mi hanno trattenuto. Poi... Salve a tutti! Allora, quello che voglio dire io, un conto è la spietatezza del potere di essere, cioè il raggiungimento degli obiettivi interiori di una persona o anche di obiettivi di libertà, e usa i mezzi della libertà, che magari rispetto al potere di avere non vanno bene, ma sono però consoni e funzionali al potere di essere. E un altro conto è la spietatezza sociale, la spietatezza del più forte nei confronti del più debole, che ha altre caratteristiche diverse, per cui mezzi e fini sono aberranti entrambi e sono entrambi da condannare. Per cui fini nobili all'interno del potere di avere in realtà non esisterebbero. Diciamo però che siccome tutta la società in cui viviamo si basa sul potere di avere, esistono dei fini accettabili, dei fini cosiddetti nobili e dei fini ignobili, per cui esistono mezzi nobili e mezzi ignobili. Però non bisogna confondere le due categorie. In ogni caso, se uno dà l'assalto al cielo della conoscenza e della consapevolezza, deve essere spietato. Questo non, cioè deve concentrare la sua attenzione, deve impedire a chiunque di manipolare la sua attenzione, di usarlo, di farne quello che vuole, eccetera. Cioè, questo concetto comunque ne parleremo col crogiolo dello stregone. Sì, perché è un concetto però fondamentale in magia, quando si deve realizzare qualcosa, cioè dire, esistono, lo abbiamo sempre detto, esistono delle normative che sono sociali, che vanno rispettate, però sulla via della realizzazione tutto è permesso, tutto è ammesso e tutto è concesso, e non c'è nessuno che giudichi le proprie azioni, cioè tranne che se stessi. Di conseguenza, quello che è fondamentale è perché si lavora per realizzare se stessi. Se poi uno vuole realizzare qualcos'altro, ne sarà sempre responsabile, cioè non può demandare la sua responsabilità a qualcuno, alle esatto. circostanze, cioè non esistono attenuanti e non esiste neanche la buona fede. Sì, no, ma la risposta era amica Gabriela, no? Perché... un attimo. Sì. Perché amica Gabriella diceva che lei per raggiungere dei fini nobili, cioè dei fini che per lei sono importanti, era disposta anche ad usare dei mezzi non ignobili, ma comunque qualunque mezzo per raggiungere quel fine. E secondo me c'era una confusione di fondo, non tanto fra fine e mezzo, ma fra potere di essere e potere di avere. Cioè c'era il raggiungimento di fini importanti, fini di conoscenza, di consapevolezza o anche fini sociali, fini di libertà eccetera, e che era disposta a usare anche mezzi non ortodossi, cioè considerati ignobili dal punto di vista della morale per raggiungere quei fini. Ma la spietatezza nel potere di essere, nel raggiungimento della conoscenza, della consapevolezza o della libertà, qualunque essa sia, non è una cosa ignobile, è semplicemente dovuta esatto. dalle condizioni, dalle circostanze, dai modi di essere, dai modi di affrontarsi e dalla spietatezza dell'individuo di non far coinvolgere la propria attenzione e le proprie da altre forze.
perché ho spiegato che prima, finché non c'è, cioè, io ho un obiettivo, ricostruire la filosofia del pensiero del paganesimo politeista, cioè questo è il mio intento. Esistono tante forze che cercano di distrarci, esatto, da questo, cercano di impegolarci in migliaia di altre cose, e noi le tagliamo brutalmente, ma anche in modo spietato, cioè tipo uso un linguaggio diverso, fai questo, ma dovresti fare così, dovresti fare, avresti meglio se facessi questo. Noi tagliamo brutalmente. Sì, perché... ma difatti è anche assurdo, perché io non vado mai a valutare la forma, diciamo, il tipo di manifestazione di un pensiero. L'importante è che questo pensiero abbia una validità, abbia una struttura, abbia un qualcosa che possa essere recepito, concepito o possa essere interpretato. Il fatto che poi uno usi dei termini, questo è secondario, cioè nel senso che non si va a giudicare un poeta per il linguaggio che si usa, si va a giudicare un poeta per il messaggio che manda, per le sensazioni che trasmette. Io non sono un poeta. Sì, d'accordo, sai, ma per noi noi non siamo poeti, però avendo a che fare col politeismo, col paganesimo, il paganesimo ha una fondamentale forma di manifestazione che è la poesia. Di conseguenza la poesia può essere anche, può rappresentare qualcosa di truce, l'importante è che questa poesia trasmette qualcosa, cioè un autore può anche esprimere delle cose che non condivisibili, non si va a valutare il metodo, sì, o la forma con cui li esprime, l'importante è il significato, il valore, poi anche il valore può essere non accettato, cioè nel senso che noi abbiamo la Bibbia e noi non andiamo a dire la Bibbia potrebbe essere scritta in maniera migliore o peggiore, noi andiamo a valutare per quello che la Bibbia dice, certo, che dice delle grandi schifezze, cioè, sì, nel senso, cioè non facciamo un discorso lessicale, grammaticale, di esposizione, certo, di retorica, cioè questo esclude a noi. Il testo sta così, così è manifestato, così noi lo accettiamo. Dice la Bibbia dice delle grandi stronzate, benissimo, al di là che si possa essere scritto da un bravo scrittore, da un pessimo scrittore, ha dei significati che sono assurdi, cioè, se anche uno facesse l'opera di riscrivere la Bibbia con dei bei termini, usando delle terminologie simpatiche, delle frasi belle, direbbe sempre delle stronzate, se porta avanti le tesi della Bibbia. Il termine poesia va inteso in termini più ampi, va inteso come armonia, va intesa come assonanza, va intesa come essere legati al mondo che ci circonda. Il termine poesia comunque non potrebbe mai appartenere a monoteista, tanto meno la Bibbia, tanto meno il Dio dei cristiani, cioè dove potrebbe esprimere qualcosa di bello? Assolutamente niente, può esprimere solo qualcosa di atroce, o no? Aspetta, non ho fatto rassegna stampa, però al limite, se non c'è, credo sia sull'Espresso di un prete in Brasile, no? Che canta, che balla, eccetera, no? E che tira un sacco di gente che va a cercare il santo e miracoli e roba del genere, no? E dice al vescovo, ma canta bene, balla bene, è bello, alto e prestante. Avete mai visto delle qualità pagane così in un prete? Cioè, no, veramente allucinante. Poi sì, tu non hai fatto la rassegna stampa, però io dopo, ecco, mi ripromettevo di accennarne dopo, che è uscito un articolo su San Francesco. Io ho sempre espresso il mio disprezzo, il mio disgusto verso San Francesco. Allora c'è lo storico che dice, l'immagine di San Francesco è sempre stata volutamente utilizzata in forme dolci, anche quando parla agli uccelli, ma quando parla agli uccelli stava minacciando quei mostri dell'Apocalisse. Allora pensa alla perversità, l'assurdità, la criminalità, cioè, io l'ho sempre reputato un criminale San Francesco, perché effettivamente lo era, e anche perché era criminale anche verso se stesso. Ma lui va a predicare, soprattutto va a predicare agli uccelli e non ascoltarli, e va a predicare agli uccelli minacciandoli che mostri dell'Apocalisse. Cioè, dove esiste una forma di logica, dove esiste una forma di bellezza, cioè, questo significa che di cosa lui aveva di fronte non gli fregava niente, gli serviva solo a predicare a esseri che tramite la voce percepiscono altre dimensioni, soltanto la loro paura, il loro terrore, la sua manifestazione della follia, cioè è il bisogno di imporre agli altri, perché di fronte al canto degli uccelli uno poteva anche stare zitto ad ascoltarli, no, lui deve andare a parlare agli uccellini e poi ce lo vengono a raccontare come il dolce che amava la natura. Giorno o l'altro faremo una trasmissione su questo Lazzarone. Sì, no, ma infatti giustamente lo storico dice, lui veramente era cattivo. Tenendo conto che poi dal punto della vista anche, diciamo, simbolico, San Francesco è un criminale perché
fa passare il concetto di manifestazione divina tramite le stigmate. È stato il primo ad avere le stigmate. Cioè va ad associare la manifestazione del divino nell'uomo tramite la distruzione del corpo. La figura positiva o negativa dipende sempre da che parte ti metti davanti alla vita. Cioè, vengono esaltate delle persone, la santità di persone che hanno bruciato vive centinaia di persone, ma non bruciate vive perché dovevano farlo per aggiungere qualcosa, no, semplicemente per imporre il loro Dio, sì. E vengono esaltate come positive, mentre invece se uno si mette da parte della vita dice posso anche ammazzare 10 persone che mi danno fastidio, posso combattere, posso sparare, posso fare di tutto per raggiungere gli obiettivi, posso anche fare una rapina in banca e il banchiere tenta di fermarmi, gli sparo, benissimo, lo Stato mi prende e mi condannerà all'ergastolo, ma ho sempre delle giustificazioni dal punto di vista della vita, per quanto squallide se siano. Ma se io mi pongo davanti alla vita ed esalto delle persone che bruciano soltanto per bruciare, è niente, insomma, esatto. Cioè, capito? Io so benissimo che tanti cristiani fanno questo e loro dicono che bravi che sono stati, hanno imposto la fede, hanno combattuto per la fede, ma il metodo di misura non è la fede dell'assoggettamento, è esatto. La vita, cioè ricordatevi sempre questo, per cui quando qualcuno mi dice io conosco bene la Bibbia, beh no, non è che conosci bene la Bibbia, semplicemente ti sei scelto una parte, ti sei scelto la parte dell'assassino, decidi di stare col Dio assassino, decidi che quello che fa il Dio assassino è giusto e decidi di assumere quella posizione. Io invece da bambino partigiavo per gli indiani e forse sarà perché sono spiegato, sì, prendo la posizione di chi viene represso, sì. Mi spiace, è un altro punto di vista. Sì, ma una domanda che dice uno, dice fa, conosco bene la Bibbia, dico, e quanto conosci te stesso? Cioè, esatto. Io rigiro il discorso in questo senso, vuol dire più tempo tu dedichi alla Bibbia, allo studio della Bibbia, e meno tempo dedichi a te stesso, cioè più accumuli pagine della Bibbia e meno la tua vita ti appartiene. Sì, ma è solo una questione di scelta nella vita, sì. Non è tanto una questione di... Sì, ma infatti ne parlavamo, è che non ho il testo dietro, che non lo sono dimenticato a casa, con Claudio un paio di settimane fa gli avevo fatto vedere, ad esempio, i cristiani di fronte, durante l'Inquisizione, avevano stabilito un tarifario a cui sì. Sottoporre le persone a tortura. Di conseguenza, loro dicevano, noi abbiamo fatto un'opera perché per evitare abusi sul prezzo, abbiamo stabilito un tarifario. Era secondario che loro torturassero le persone, esatto. Era secondario che le bruciassero, cioè, sono stati onesti e corretti di stabilire un tarifario, allora, in che ci fosse il speculazione. Torturato doveva pagare la tassa per essere torturati, non so se avete afferrato, e a seconda della tortura c'era un tarifario che il torturato doveva pagare o che doveva pagare la famiglia. Esatto. Non so se avete afferrato un attimino. E la Chiesa spacciava come capacità di giustizia di essere buoni il fatto di aver evitato questi abusi. Cioè, perché era giusto che loro abusassero delle persone, era giusto che le bruciassero, era giusto che le torturassero. Logicamente non ci poteva speculare sopra. Naturalmente il boia che le torturava, insomma, non poteva eccedere eccessivamente, esatto. Nella cifra. Beh, insomma. Allora, cioè, ma questo è che dal punto di vista del logico è veramente una cosa tranquilla, viene utilizzata, sì, sì, e sì. Viene propagandata e la gente si cade in questo tranello, cioè dice ma guarda, loro hanno fatto qualcosa per impedire le speculazioni, sì, hanno creato la tortura e poi hanno messo un tarifario, la tassa sulla tortura, cioè non hanno eliminato la tortura, no, esatto. L'hanno solo regimentata, cioè difatti hanno fatto i manuali, hanno usato i tempi che si potevano usare le persone, ma questo era secondario, perché c'era la buona volontà di evitare speculazioni economiche. Vabbè. E allora quando si dice che c'è del criminale nell'essere cristiani, e c'è nel criminale in credere in Cristo soprattutto, perché qualcuno tende anche a poi salvarlo questo Cristo, bisogna fare anche una specifica, bisogna dire Cristo e criminali cominciano per la stessa lettera, di conseguenza c'è già un'assonanza in questo. Esiste comunque, è criminale pensare che il Cristo della Bibbia, che il Cristo della Chiesa, possa essere considerato qualcosa di positivo per la nostra esistenza. E questo è fondamentale, e va concepito. A noi, lo ripetiamo all'infinito, non ce ne frega niente della Chiesa, perché noi sappiamo che le derivazioni delle manifestazioni della Chiesa sono un'applicazione del Vangelo, sono un'applicazione della volontà di Cristo, e di conseguenza non si può prendere Cristo e dire gli orrori della Chiesa non appartengono a Cristo, gli orrori della Chiesa appartengono a Cristo, perché Cristo li ha comandati, Cristo li ha voluti, Cristo li ha propagandati, non esiste nessun Cristo buono. Allora, cosa dici? Andiamo avanti? Sì, vabbè, allora, io interrotto. No, non hai interrotto, hai semplicemente sottolineato questo, ma era una risposta che era cominciata con, sì. con
con la risposta a Gabriella, cioè alcune affermazioni, e dopo hanno un po' deviato, diciamo. Niente, io sapete, ho finito di scrivere gli oracoli caldaici che leggerò fra poco, no? E questa settimana ho fatto un piccolo manifesto per il paganesimo politeista contro la ragione e il razionalismo. Questo manifesto l'ho fatto perché delle persone UAR, dell'UAR, continuano a mandarmi dei materiali e là ci sono sempre i soliti problemi, cioè ci sono sempre i soliti problemi che abbiamo con questo tipo di personaggi, cioè con la ragione intesa come fine e mezzo, mezzo e fine da raggiungere. Niente, io ho già mandato via email per internet tutta una serie di cose, però qui in radio non ne parlo di questa cosa, cioè ho fatto questo volantone che distribuirò ai pagani chiaramente, ai circuiti interni o a chi me lo richiede, però non ne parlerò perché non vorrei che fosse intesa nei confronti di qualcuno invece di cui ho una certa stima. Per cui questa settimana ho fatto questo volantone. Dopodiché ho portato avanti il lavoro sul mobbing, che ho da finire, e poi sul pazzo bastonatore, Gesù bastonatore, porterò avanti, insomma. Va bene, andiamo avanti con gli oracoli, Francesco. Vabbè, d'accordo. Se no dopo dicono che non parliamo mai di cose nostre. Allora, sapete che stiamo parlando di oracoli caldaici, siamo arrivati al frammento 138 della serie di Tonelli. Questo commentario lo facciamo per riprenderci l'interpretazione oracolare che è stata praticamente distrutta dai neoplatonici. I neoplatonici, nello sforzo che hanno fatto per resistere al cristianesimo, alla fine non hanno fatto altro che fornire dei mezzi al cristianesimo. Noi ci riprendiamo gli oracoli e li reinterpretiamo per quello che a noi serve. Passiamo il 138, dice puntini, 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 nella regione degli angeli. Vi ricordo che la traduzione con angeli del Tonelli, l'abbiamo guardata io e mia figlia, e la traduzione esatta sarebbe il messaggero, dopodiché è stato, diciamo così, trasformato in angelo. Anche questo frammento deve essere letto sostituendo il termine angelo col termine messaggero. È necessario inoltre determinare qual è la regione dei messaggeri. La regione dei messaggeri ci circonda. Noi stessi siamo messaggeri, anche se siamo tanto ciechi da considerare messaggi soltanto quanto la ragione descrive e non anche quanto l'intuito e il sentire percepiscono. Per percepire la regione dei messaggeri è necessario essere messaggeri noi stessi. Non esiste nulla di nascosto o di segreto, tutto ci circonda. Sta a noi fornirci delle armi attraverso le quali individuarlo e renderlo utilizzabile. Se noi non siamo in grado di modificarci e dilatarci nel mondo che ci circonda, la nostra regione dei messaggeri sarà soltanto l'isola descrittiva della nostra ragione. Un'isola descrittiva che tenderà sempre a restringersi. Per giungere nel mondo degli dèi è necessario costruire il Dio che cresce dentro di noi. A mano che il Dio cresce dentro di noi, cresce e procede il nostro cammino per giungere sulla vetta dell'Olimpo. Giungere sulla vetta dell'Olimpo significa diventare messaggeri, lanciando le nostre tensioni, i nostri bisogni e le nostre determinazioni nell'oggettività in cui viviamo. La regione dei messaggeri ci circonda e noi stessi siamo messaggeri della vita quando, prendendoci nelle nostre mani la responsabilità della nostra esistenza, pratichiamo le nostre determinazioni attraverso l'esercizio della nostra volontà. Qui c'è una cosetta da aggiungere. Per giungere nel mondo degli dèi è necessario costruire il Dio che cresce dentro di noi. Ma per costruire il Dio che cresce dentro di noi è necessario che abbiamo l'idea degli dèi. Cioè, questo volevo dire. Noi viviamo in un mondo monoteista in cui tutte le tensioni dell'essere umano vengono distrutte, finalizzate e assoggettate a quella che è una verità rivelata. Pertanto manchiamo dell'idea che il mondo che ci circonda sia composto da dei. Mancando dell'idea che il mondo che ci circonda è composto da dei, manchiamo dell'idea della possibilità di costruire il Dio che cresce dentro di noi. Mancando di questo, noi non giungiamo mai sull'Olimpo. Cioè, perché è importantissimo ricostruire la religione pagana politeista per salvare i percorsi di stregoneria? Perché la religione pagana politeista
ci permette di costruire tutta quella struttura filosofica, tutta quella struttura di pensiero, tutta quella struttura di descrizione delle emozioni del mondo che ci circondano, che ci permette di inserirci l'idea che noi dobbiamo costruirci e modificarci. Se noi non ci mettiamo dentro l'idea che noi dobbiamo costruirsi e modificarsi, non abbiamo nemmeno l'idea di costruire l'io che abbiamo dentro e non abbiamo nemmeno l'idea di giungere gli dèi. Cioè, questo è necessario riuscire a spezzare. È necessario riuscire a spezzare un accerchiamento che la religione monoteista porta al cervello delle persone. Questo è fondamentale. Guai se questo qua non venisse fatto. Per questo diventa prioritaria la ricostruzione della religione pagana politeista rispetto alla stessa ricostruzione dei percorsi di stregoneria. Cioè, io potrei anche fare dei percorsi di stregoneria, prendo 10 persone, le catturo, perché in stregoneria si catturano, e le istruisco per diventare apprendisti stregoni. Questo lo potrei magari anche fare. Però non costruisco l'idea che questo sia possibile fare, non costruisco quello che è l'oggettività in cui gli stregoni possono costruirsi. E per riuscire a fare questo devo spezzare l'accerchiamento del monoteismo e devo ricostruire la religione pagana politeista. Che dici, Francesco? Sì, ma infatti il discorso è fondamentale. Anche in ambito, ad esempio, della psicologia politeista che esiste, un autore ha detto noi non scopriremo e non comprenderemo mai la nostra esistenza finché non ricorderemo il nome degli dèi. Il fatto che noi abbiamo dimenticato anche i nomi, abbiamo dimenticato noi stessi. Esatto. Perciò il ritornare a noi stessi è un ritorno, cioè nel senso un ritornare a qualcosa, un rivolgersi verso qualcosa. Ma difatti in tutte quante le esperienze di tentativi di ricostruzione del paganesimo si è parlato non di scomparsa, ma di ritorno degli dèi, di ricollegarsi agli dèi, in quanto si ha la percezione che le cose non sono statiche come nel monoteismo, cioè nel senso il monoteismo dice esiste, che Dio ti vuole bene e basta, tu non ne vuoi scappare, sei condannato, è un ergastolo. Noi sappiamo che se uno non ha la capacità di ricollegarsi con il mondo, nessun Dio gli darà questa capacità, cioè deve essere la sua forza, la sua vita, il suo lavoro che lo ricollega con gli dèi. E gli dèi si ricollegano con chi manifesta le cose, cioè gli dèi ti possono amare o ti possono seguire o ti possono aiutare nel momento in cui tu hai la forza per imporre le cose e hai la forza per riconoscerli, per vederli. Inizialmente, anche io quando ho cominciato, sono passato dalla stregoneria al paganesimo, no? Insomma, il sole, è il sole, non è Helios. Invece mi sono accorto che se il sole diventa Helios, cioè diventa una coscienza, e io riesco a pensarlo come coscienza, cresce il Dio che ho dentro, cioè il mio percorso di stregoneria diventa facilitato. Se io vedo il vento non semplicemente come aria che spira o come massa che si muove, ma come coscienza di sé, come un messaggero delle cose, io ho un'altra visione del mondo. Cioè, anch'io pensavo che inizialmente il fatto di concepire un mondo di dei, cioè un mondo di divinità, un mondo cosciente, fosse una cosa da ridere. In realtà è la cosa più potente e più incredibile che possa esistere. Cioè, per questo richiamare gli dèi, questo hanno paura, perché i cristiani hanno sempre demonizzato tutti gli dèi pagani? Perché hanno paura che l'essere umano identifichi il divino che lo circonda. Identificando il divino che lo circonda, scopre che deve costruire il Dio che cresce dentro. Se scopre che deve costruire il Dio che cresce dentro, esce dal gregge. Se esce dal gregge, determina se stesso e la propria vita, e loro non hanno più bestiame da portare al macello. Non è uno scherzo, cioè io mi sono fermato su questo aspetto, no? Per dire, non è uno scherzo, no, difatti, cioè, è la cosa più potente che ci sia nella vita, e non ci sarà più nessuno che vi mette in ginocchio, cioè non c'è più nessuno che vi costringe ad obbedire, proprio perché la vostra affinità rispetto alle persone diventa affinità di potere, cioè voi state insieme alle persone perché quello è ciò che voi volete, non ciò che le costrizioni vi fanno fare. E no, cioè no, vabbè, detto così, è la cosa più incredibile che possa essere. Pensate al mondo come un essere vivente e lo vedrete e lo respirerete in maniera diversa. Sì, anche perché la differenza fondamentale è sempre questa, cioè loro dicono il Dio dei cristiani osserva, appartiene, decide, e voi dovete solo sottostare alla sua volontà, voi siete sottomessi, voi siete schiavi, voi appartenete a questo Dio, e di fronte a questo Dio non potete fuggire, non potete creare niente. Noi diciamo,
tutte le relazioni col mondo, tutte le percezioni, tutte le vostre vite sono legate sempre nelle vostre mani, cioè la capacità di risvegliare gli dèi o di percepire gli dèi appartiene a voi, non vi può essere insegnata. Infatti. E gli dèi non si imporranno mai sugli uomini, perché non vogliono e non possono imporsi, perché non gli appartiene alla loro dimensione. Di conseguenza è la necessità dell'uomo, la base della volontà di percepire il mondo, di entrarne in contatto. Ma questa percezione del mondo, questo contatto con il mondo non viene costruito dagli altri o tramite delle tecniche, ma viene soltanto elaborato tramite la propria percezione, tramite il proprio vivere, tramite il proprio vissuto, tramite il proprio essere. Sì. Anche perché le divinità del mondo sono molteplici e di conseguenza ognuno ha un suo approccio particolare, che non diventa canonico, fossilizzato, stabilito, meccanico, ai 10 comandamenti. Esiste la via individuale, che è l'unica via che si può percepire. E allora, se ognuno detiene in se stesso, perché questo è fondamentale, perché i cristiani dicono: fa, tu non sei niente se non hai il battesimo, se non hai la cresima, se non hai la comunione, se non hai la fede, se non siete morti la Chiesa. I pagani dicono il contrario, dice: se tu dentro sei vuoto, alle fuori troverai solo vuoto. Se tu sei ricco dentro, troverai un mondo di ricchezze fuori, sì. Ma è una cosa che ti appartiene, sì. Che non puoi acquisire. Se una persona passa da una religione ad un'altra, è sempre una persona sottomessa. Cioè, qualunque credo voi assumerete nel corso della vita, siete sempre persone sottomesse a quel credo. Cioè, avete sempre una verità a cui riferirvi. Vi troverete Wojtyla che si fa il grande conclave con tutte le religioni, cioè, ma il fondamento di tutte queste religioni, con tutte quelle religioni, è la sottomissione, cioè è l'imposizione di una verità a cui gli uomini devono adeguarsi. Allora loro non gliene frega niente che voi passiate dall'una all'altra, esatto. Siete sempre bestiame che si può essere conteso da un pastore o un altro pastore, ma il bestiame va sempre al macello, questa è la costante. Mentre invece se riuscite a pensare, ma solo a pensare come idea, che il mondo che vi circonda è fatto da dei, e quello che vi tocca è l'aria, l'atmosfera, la terra, le montagne, i fiumi, le fonti, tutto. Sono coscienze, sono dei, sono forze dai quali voi potete attingere. Solo cominciando a praticare questa idea, incomincerete un cammino di trasformazione interna. E non serve pratiche di meditazione, non serve yoga, non serve recitare Ananda, non serve assolutamente niente. Dopo potete usare tutte le tecniche che volete per affinare, questo è un altro discorso. Però quest'idea, quando entra dentro e quando passa dal pensiero della ragione, cioè dalle parole, il mondo è vivente, l'aria è una coscienza, il sole è una coscienza, quando passa dalle parole, passa all'intimo e comincia a sradicare l'emozionalità che avete dentro, nessun Dio padrone vi potrà mai più mettere i piedi sulla testa, nessuno, nel modo più assoluto e categorico. Sì, ma difatti è anche assurdo, come qualcuno sostiene, il cercare una verità assoluta, perché cercare una verità assoluta non troverete mai, cioè forse l'unica verità che esiste è che non esiste verità, forse questo è in questo senso, ma uno deve cercare se stesso, ma poi non deve neanche cercare, perché basta soltanto volgere lo sguardo intorno e il mondo è pieno di presenze. Cosa mi devo andare a cercare una verità, un Dio assoluto, un Dio che non posso percepire, un Dio che è svincolato? Non esiste un Dio svincolato dall'uomo, dal mondo. Un Dio che chiede obbedienza, per l'obbedienza. Ma non esiste neanche un Dio che io non possa percepire, e un Dio che non possa vedere, e un Dio che non posso toccare. Perciò il Dio dei cristiani o un Dio assoluto, intangibile, lontano da me, non esisterà mai, non è mai esistito. Esiste come fantasia, esiste come menzogna, esiste come illusione, esiste come truffa, questo sì, come lo volete definire. Divinità che io, senza aver bisogno di credere, posso percepire, ne esistono migliaia. E queste migliaia di divinità attendono solo che io apra gli occhi, che apra gli occhi e guardi e osservi. E non hanno bisogno di essere mediate, non hanno bisogno che io mi doti di una cultura, di un'informazione, delle nozioni. C'è solo bisogno che in base alle mie forze e alla mia volontà io possa percepirle. E il problema finisce qua. E il problema finisce qua. Forse
interrompiamo un po' troppo. Sì, però era importante questo aspetto, perché sono quegli aspetti che hanno una valenza emozionale, sì, che servono per trasformare, perché a un certo punto noi da questi microfoni in 4 anni non abbiamo mai detto la religione pagana politeista è centrale nei discorsi e nel modo, invece era quello che volevamo fare, anche comprendere le persone, concetto dopo concetto, elemento dopo elemento. Capito? Cioè, la libertà non è una cosa che noi vogliamo dire alle persone: voi dovete fare questo. Noi dobbiamo riuscire a far comprendere alle persone che esiste un interesse immediato, sia emozionale, intellettuale, etico, del paganesimo in se stesso. Cioè, io non posso portarvi a percepire gli dèi se voi non volete conoscere gli dèi, non posso portarvi a praticare il crogiolo dello stregone se a voi non ve ne frega niente, però posso tentare di far entrare nella testa l'utilità soggettiva, emozionale, intellettuale, la curiosità, stimolare quelle che sono l'attenzione rispetto al mondo che ci circonda. Questo è il mio compito, e questo a noi serve per costruire la religione pagana politeista, non serve per giocare i bussolotti o per stare qua a farsi le... Ma d'altronde quello che è fondamentale è sempre questo: dire alle persone questa trasmissione non sarebbe necessaria se invece di passare la vita a pensare cosa vuole Dio, cosa vuole Cristo, o leggere le pagine della Bibbia, tessimo ad osservare il mondo. Esatto. Cioè, nel senso che noi non stiamo dicendo alle persone: prendi il nostro credo come fai con i preti e sarai pagano. Noi diciamo soltanto: è necessario che voi agiate, che voi fate, ma non che voi ascoltate soltanto quello che viene detto. Cioè, nel senso, i cristiani si accontentano di questo, cioè si accontentano e gli è sufficiente questo, ma per noi questo non è sufficiente, perché il nostro scopo non è ripetere quello che il monoteismo ha sempre detto. Cioè, nel senso, qualcuno ci chiede: ma quali sono i principi, quali sono i valori? Noi diciamo: i principi e i valori non servono se non c'è qualcosa. Ve ne abbiamo dati tonnellate di valori. Sì, ma se però non esiste la persona che questi principi li sappia riconoscere, li sappia ascoltare, li sappia percepire, non li sappia vivere, non esistono queste persone. Certo. Perciò ricordate che ogni pensiero fatto da dire: ma in fondo Cristo ha detto qualcosa di buono, significa soltanto, è una forma di autocastrazione, cioè state autocastrando da soli, cioè nel senso che proprio avete fatto una scelta masochistica di annientarvi rispetto alla vita. Però ricordate che la vita non fa il giudizio universale, no. La vita è la vita. Riscuote quanto seminate. Di conseguenza non pensate che ci possa essere un purgatorio o che ci possa essere un buon Dio che vi giudica. Franco dice che c'è la reincarnazione, per cui tutto sommato potete andare bene, avete un'altra possibilità dopo, è una concezione, fate un po' voi. Noi invece affermiamo che questa è l'unica possibilità che abbiamo, cioè l'unica possibilità di trasformarci, non ce ne sono altre, non ci sono altre possibilità, solo questa c'è e basta. Per cui chiaramente all'interno della nostra concezione non avete nessuna altra possibilità, non c'è un paradiso, non c'è un inferno, non c'è la reincarnazione, non c'è la metempsicosi, non c'è, c'è una linea karmica, ma è una roba talmente che andrebbe spiegata talmente lungo che non vi dà nessuna comunque possibilità, nel senso che la coscienza non c'è, per cui esiste solo questa vita, e qua dovete giocarvela. Beh, d'altronde sai, il principio della vita: se una cosa ha fallito, fallirà sempre. Esatto. Se una specie ha fallito, scomparirà. Esatto, ma anche in natura è la stessa cosa. Sì, nel senso, se una specie deborda o decade, non è in grado di adattarsi, non avrà più nessuna possibilità nel livello la prova di appello. No. Cioè, la vita non concede prove di appello. No, la vita continua sempre, vince sempre, comunque vincerà. Sa perché è vincente? Esatto. Sa che è la vita, di conseguenza, qualsiasi cosa uno faccia, sa che la vita non perdona, perché non esiste il perdono nella vita. Perciò non pensate che qualcuno vi possa perdonare dei vostri errori. I vostri errori saranno sarà il vostro errore. I vostri patrimoni. Va bene, facciamo altri tre oracoli, uno dietro l'altro, senza interruzioni stavolta. Il 139 è abbastanza corto, gli altri due sono un po' più lunghi. Puntini, puntini, puntini. L'intimo intuire che il fuoco riscalda, puntini, puntini, puntini. Il fuoco fisico riscalda il corpo fisico, il fuoco della conoscenza e della consapevolezza riscalda l'intuire. L'intuire alimenta il fuoco della conoscenza e della consapevolezza che riscalda l'intuire. Il fine del gioco è la trasformazione del soggetto che intuisce. Costui,
riscaldato dal fuoco della conoscenza e della consapevolezza, si dilata nell'infinito dei mutamenti. Il suo intuire è il suo sviluppo, la sua crescita e la costruzione di se stesso nell'infinito. L'intuire non è un elemento che si muove in modo casuale, ma è condotto dall'intento del soggetto, il padre. Quando l'intuire del soggetto è manifestazione del proprio intento, il fuoco che riscalda è necessità, il padre. Attraverso l'uso della propria volontà l'individuo si trasforma in un Dio che costruisce se stesso, nell'infinito, ringraziando la propria determinazione nel chiamare il fuoco che riscalda il suo intimo intuire. Passiamo al frammento 140. Andrebbe spiegato moltissimo questo, eh? Per il mortale lento, rapidi sopravvengono i beati. Questo, Francesco, ci andrebbe a nozze, sta roba, eh? In questo frammento il termine beato è contrapposto al termine mortale. Chi è il mortale? È colui in cui la morte del corpo luminoso coincide con la morte del corpo fisico, colui per il quale oltre la morte del corpo fisico non ci sono più opportunità, colui che dà il proprio corpo, il corpo ai vermi della terra e la propria energia vitale al vento. Chi è il beato? Colui in cui la morte del corpo fisico coincide con la nascita del corpo luminoso, colui che dopo la morte del corpo fisico continua a svilupparsi nell'infinito dei mutamenti, colui che dà il corpo fisico ai vermi della terra ma mantiene compatto il proprio corpo luminoso sul quale trasferisce la propria coscienza e la propria consapevolezza. Questa è la differenza fra il mortale e il beato come inteso negli oracoli caldaici. Perché il mortale è lento mentre il beato è rapido? Il mortale ha rinunciato a costruirsi. L'unica cosa che gli è rimasta è confidare nell'illusione. Per confidare nell'illusione non serve velocità, serve solo attesa della fine. Un'attesa della fine cui il mortale giunge senza energia, della determinazione e senza volontà per affrontarla. Confida nell'illusione. Per, tipo paradiso, inferno, reincarnazione, eccetera. Perché i beati sono rapidi? Perché hanno attraversato la loro esistenza costruendosi. Per costruirsi hanno dovuto attuare tecniche e strategie per alimentare il proprio intuire, sviluppare la propria conoscenza e il proprio sapere. Ad ogni azione strategica approntata aumentava la capacità dell'intuire soggettivo. Ogni volta che l'intuire soggettivo aumentava, aumentava anche la capacità soggettiva di afferrare il nuovo che circondava il beato. Aumentare la capacità di afferrare il nuovo significa afferrare un numero maggiore di fenomeni e di opportunità attraverso le quali modificarsi. Come il mortale che è vissuto, confidando nell'intervento di una qualche potenza esterna, ha annichilito prima e insterilito poi il suo intuire e la sua volontà, così il beato, vivendo strategicamente, ha alimentato, nutrendolo e dilatandolo, il proprio intuire e l'uso della propria volontà. Così davanti alla morte del corpo fisico portano quanto hanno costruito. Il mortale porta l'attesa della sua distruzione, il beato l'arte della sua costruzione. Dalla morte del corpo fisico entrambi ricevono quanto hanno costruito nella loro esistenza. Ciao. Ciao. Buongiorno. Ciao. 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 Frammento 141, no. Sì. Frammento 141. Liberazione del Dio è un mortale che distrattamente inclini a questi misteri. Lasciando sempre un po' dubbio sulla traduzione, la liberazione del Dio viene prodotta da un mortale quando per un caso o per condizioni favorevoli volge il proprio intuito su quei misteri. Che cosa sono i misteri? Il mistero dei misteri è la vita, come costruzione del Dio che cresce dentro l'essere, di ogni essere, di ogni specie, dell'essere natura. Anche se un individuo non ha costruito consapevolmente o volutamente un sentiero virtuoso per la costruzione del Dio che cresce dentro, attraverso l'uso della propria volontà e delle proprie determinazioni, è possibile che la sua vita lo porti a dover affrontare delle sfide davanti alle quali decide di modificarsi per risolverle. Quella decisione soggettiva lo porta a compattare la propria energia vitale, è quanto afferma il veggente degli oracoli caldaici, è il distrattamente inclini verso quei misteri. Quell'individuo non è consapevole del fare, ma il fare lo costringe a modificarsi, ad usare la sua volontà e le sue determinazioni, a partorire il corpo luminoso. Il mortale, colui che non agisce per compattare il proprio corpo di sua energia vitale,
attraverso le condizioni della vita riesce comunque a partorire il Dio che cresce dentro. Questa, distrattamente inclini, è stata in ultima analisi la salvezza degli esseri umani quando l'orrore dei cristiani ne hanno impedito lo sviluppo degli esseri umani. Ricordiamo come nella concezione del paganesimo politeista la vita è una sfida sistematica e quotidiana attraverso la quale costruire se stessi. Non è necessaria la presenza della consapevolezza dell'uso della sfida finalizzata a costruire se stessi. È sufficiente la pratica della sfida. Infatti, ogni essere della natura trasforma la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso qualora riesca a seguire un numero sufficiente di trasformazioni che il divenuto della propria specie gli ha messo a disposizione. Quel distrattamente inclini è legato all'incoscienza delle finalità del vivere per sfida. Un'incoscienza che non è importante qualora l'individuo viva una vita senza la presenza dell'orrore del male. Il cristianesimo è il nostro caso. Il male della sottomissione, immesso nel sistema sociale ad opera delle religioni rivelate, distrugge il vivere per sfida, trasformandolo in vivere per sottomissione. Il vivere per sottomissione, una volta che viene imposto, è percepito dall'individuo come una cosa naturale, un modo di essere al quale non vede alternative. La ribellione è un distrattamente inclinare che porta l'individuo ad obbedire a tensioni che da dentro di lui si riversano nel circostante. Obbedire alle tensioni che da dentro l'individuo si riversano nel circostante è obbedire al Dio che tenta di crescere dentro all'essere umano, quel Dio che aspira a quella libertà che la sottomissione dell'individuo nel quotidiano della ragione gli nega. Alcuni esseri umani cristiani sono riusciti a trasformare la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso. Questi esseri umani hanno seguito alcuni impulsi e alcune tensioni che si esprimevano dentro di loro e che il processo di sottomissione cui sono stati sottoposti non è riuscito a distruggere. Questo significa liberazione del Dio e un mortale che distrattamente inclini a questi misteri. Bene, siamo arrivati al frammento 142 che vi leggerò la prossima volta. 142 frammenti che vi sto leggendo da marzo 1999. Dal 1 aprile del 99. Bello scherzo che vi ho fatto. E siamo arrivati al 142, sono 191. Bene, finora tutti questi frammenti sono stati interpretati attraverso il libro dell'Anticristo, Gesù di Nazareth e l'infamia umana, la teoria della filosofia aperta, il sentiero d'oro, ciò che porta a, il crogiolo dello stregone. Cioè, tutto questo che abbiamo scritto in quei libri è risultato pari pari a quella che è l'interpretazione che noi diamo, e comunque fattibile, logica e coerente con il nostro pensiero, dei frammenti rimasti degli oracoli caldaici. Perché questo? Perché gli oracoli caldaici sono una visione della stregoneria, e la stregoneria è un processo di trasformazione soggettiva che porta alla libertà della percezione, alla libertà dell'essere umano, alla libertà del sistema sociale. È potere di essere in contrapposizione al potere di avere. E questo, se permettete, è una rivoluzione in tutta la storia del pensiero. Perché in tutta la storia del pensiero non c'è mai stata la capacità degli esseri umani di uscire da quello che è il condizionamento educazionale cristiano, in quanto nessuno ha mai avuto le condizioni o la possibilità di considerare i cristiani i nemici dell'umanità. I primi acchiti li abbiamo avuti da Nietzsche, altre persone li hanno sviluppati ulteriormente, ma arrivare a concepire l'esistenza in maniera, assolutamente diversa, questo è il nostro contributo che noi diamo al sistema sociale. E la cosa importante, pensate al mondo come dei, è l'unica possibilità che spesso rimane a molte persone di costruire il Dio che cresce dentro. Bon, lascia Francesco e dopo fra un quarto d'ora cerchiamo le telefonate. Sì, va bene, allora io vorrei aggiungere alcune cosette, poi andremo a ruota libera come al solito.